Buongiorno, bentrovati, appuntamento con la nostra rassegna stampa, mattino 6 di lunedì 23 aprile 2018, primo appuntamento della settimana per quanto concerne la lettura dei quotidiani oggi in edicola, come sempre ogni lunedì, e dunque anche oggi daremo ampio spazio alla pagina sportiva nella seconda parte, andando a vedere i servizi delle partite giocate ieri, partendo dal Pescara e dalla vittoria fondamentale in chiave salvezza dei biancazzurri con lo Spezia. Poi vedremo tutti i servizi delle partite che hanno visto protagoniste le formazioni abruzzesi di Serie D. Ma andiamo per ordine, vediamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il Centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale lo vedete, riguarda la mobilità, il traffico, perché chiude la Riviera e ci sono nuovi sensi unici. Da questa mattina i lavori per rifare l'asfalto, traffico deviato su Viale Kennedy. E poi andiamo a vedere invece a Centro pagina, come vi dicevo, il calcio in primo piano con la vittoria del Pescara. Il Pescara si risveglia ed esce fuori dalla zona calda 3-2 ieri con lo Spezia, con un finale di partita sofferto, ma vittoria meritata per la formazione biancazzurra. E questa foto probabilmente spiega più di tante parole l'importanza della posta in palio. Vedete l'abbraccio di tutti i giocatori, anche di quelli della panchina, in primo piano Mazzotti, e poi il tecnico Pillon aggrappato quasi ai suoi ragazzi. Dunque un successo importante quello di ieri per i biancazzurri. Andiamo a vedere le cronache a Montesilvano, fototrappole ai semafori, multe per 5 milioni. A Pescara, parco dello sport da giugno, i lavori all'ex monopolio. E poi Elettrodotto, respinto il ricorso del comitato, vedete questo titolo più in basso. Ma si parla di sport anche in chiave nazionale, perché ieri sera si è riaperta ufficialmente la partita a scudetto tra Juventus e Napoli, con la vittoria dei partenopei in casa dei bianconeri. Un gol di Koulibaly al 90° ha permesso alla formazione di Sarri di violare lo Juventus Stadium. Vediamo anche in alto un titolo che riguarda la politica, la partita del governo. Mattarella prova con Fico, attesa per il voto in Molise, iniziato ieri sera alle 23 dopo la chiusura delle urne lo spoglio. In avanti il centrodestra, dati non ancora definitivi, ma sembra a questo punto quasi certa l'affermazione del candidato del centrodestra. Andiamo a vedere la prima pagina del Centro, edizione di L'Aquila, Avezzano sul Mona, ribaltone al comune, slitta l'udienza. L'Aquila, la decisione del TAR dopo il ricorso può lasciare il sindaco senza maggioranza. Siamo alle cronache, L'Aquila, medaglia sparita, processo un sacerdote. E poi Barrea, ennesima tragedia sulle nostre strade, moto contro guardrail, muore a 40 anni. E poi andiamo a vedere ancora più in basso, ad Avezzano, un nuovo gruppo di ribelli chiede posti in giunta per quanto riguarda l'amministrazione. E poi in basso vedete gasdotto, si punta sui ricorsi, la SNAM ribadisce impianto autorizzato, lavori dal 2020. Tutto questo dopo la protesta di sabato, la manifestazione di sabato a Sulmona. E poi il calcio di Serie D, vedete a centro pagina, Avezzano playoff matematici, L'Aquila perde ed è quinta, questo per quanto concerne le formazioni di Serie D dell'Aquilano, L'Aquila e Avezzano. Siamo alla pagina del Centro, la prima pagina del Centro, edizione di Teramo, cambiano le tariffe dei parcheggi, Teramo nel bando sono previsti prezzi più alti e abbonamenti anche mensili. Vedete poi la foto, puledrino e gregge di pecore salvati dai vigili del fuoco a Rocca, Santa Maria e Atri. E poi andiamo a vedere anche le altre notizie, tornano i bagni nelle spiagge non sorvegliate, via i divieti del 2017. Poi ci spostiamo ad Alba Adriatica, per 7 posti da vigile urbano, corrono in 130. E poi il basket, lo sport, il basket in particolare, Campli vince a Teramo ed è nei playoff. Vediamo anche la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto del Centro, case popolari, controlli sui redditi, Chieti, verifiche dell'ufficio casa del comune sulle dichiarazioni ISEE dei 327 assegnatari. E poi il calcio, in questo caso per parlare
del Lanciano che travolge l'Orsogna e fa festa al Biondi, calcio di prima categoria, la capolista rossonera. Vedete la foto, la festa dei giocatori promossa nel campionato di promozione, ma potrebbe esserci anche un ripescaggio in eccellenza per il Lanciano. Andiamo a vedere anche le altre notizie. Vasto, medici indagati, operato 3 volte prima di morire. E poi Lanciano, Terminal Bus, il cantiere fermo, torna al comune. E poi più in basso siamo a Torino di Sangro, pesca abusiva di anguille, multati in 2. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, come sul centro anche il Messaggero apre con i lavori a Pescara per le riviere, riviere chiuse per lavori. E poi la politica a Chieti, bilancio a rischio, in vendita una delle farmacie comunali. E poi furto della medaglia di Celestino V, sacerdote a giudizio all'Aquila. E poi lo sport, 3 volte Mancuso, il Pescara risale. L'articolo di prima pagina del lunedì, la ricostruzione all'Aquila, la delegazione di ricercatori giapponesi. E poi in alto ancora sport e non solo, all'Aquila, l'Aquila che rinasce dalle associazioni, un coro di sì alla cupola per il Duomo. E poi il MotoGP, Andrea Iannone terzo in Texas, primo podio per l'asso Bastese, dunque ottimo risultato per Iannone negli Stati Uniti. E poi il calcio di Serie A che riguarda indirettamente anche il calcio abruzzese, perché sconfitte a Raffica, esonero in vista, Udine amara per Oddo, Udinese guidata da Oddo, sconfitta in casa dal Crotone, 11° KO di fila, si profila l'esonero per Oddo, al suo posto dovrebbe arrivare l'ex tecnico dell'Inter e non solo, Stramaccioni. Andiamo a vedere anche ora a questo punto le prime pagine dei quotidiani nazionali, ovviamente in primo piano la politica, lo sport ma anche la cronaca. Partiamo dal Corriere della Sera, l'offerta di Di Maio a Salvini, pronto intanto il mandato esplorativo a Fico, la sfida in Molise all'ultimo voto, come detto centrodestra avanti. E poi c'è anche questa bella storia, queste due pagine che il Corriere della Sera dedica ad Angelo Gugel, la mia vita da maggiordomo di tre papi, il racconto di questo servitore della città del Vaticano, se così possiamo dire, che è stato al fianco di tre papi, di Giovanni Paolo II, di Papa Wojtyla, che è stato santificato, di Papa Luciani e di Papa Ratzinger. Giovanni Paolo II, ha detto Gugel in questa intervista, ha fatto un miracolo per me. Vedete poi a centro pagina lo sport, l'impresa del Napoli riapre il campionato, gol di Koulibaly al 90°, ora la Juventus ha un solo punto di vantaggio, la Repubblica, anche qui la politica in apertura, Fico missione PD, Mattarella chiede tempi più veloci, dunque si va verso l'incarico al Presidente della Camera. E poi migranti, Notav contro neofascisti, alta tensione sul confine italo-francese. Siamo alla Stampa, la Stampa di Torino, la politica anche in questo caso in prima linea, Di Maio guarda al PD e cerca Lotti, questo è il titolo principale. Poi sul Giornale torinese ovviamente si parla della beffa per la Juventus, Juve beffa al 90°, il Napoli riapre il campionato. Vedete nella foto in primo piano l'esultanza dell'ex giocatore del Pescara Lorenzo Insigne. Siamo al Sole 24 Ore, si parla di comuni con 23 miliardi a rischio, salgono del 15% i crediti difficili senza incassi, tempi lunghi nei pagamenti, scrive il Sole 24 Ore. E poi una notizia che riguarda, un articolo che riguarda la scuola, perché lascia la scuola uno straniero su tre, sono 826.000 gli studenti non italiani, alle superiori il 59% ha un anno di ritardo. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, Fico prova a scongelare il PD, il Quirinale potrebbe prima risentire Di Maio e Salvini. Vediamo anche la prima pagina del Messaggero, la prima pagina del Messaggero nazionale, Salvini resto con Berlusconi, ultima offerta di Di Maio al leader della Lega, che però chiede ancora qualche giorno
per decidere. Poi vedete lo sport a centropagina, si parla delle romane ma non solo, Lazio poker che sa di Coppa dei Campioni, Juve KO, Napoli a meno 1, ribaltone, scudetto. Vediamo anche l'altro quotidiano romano, Il Tempo, Matteo non allearti con i grillini, questo è il titolo di apertura, poi quattro schiaffi al Viperetta, si parla della sconfitta della Sampdoria per 4-0 a Roma con la Lazio, e questo è il titolo che gioca sul soprannome del simpatico, del presidente della Sampdoria, che mesi fa era stato anche in Abruzzo per partecipare ad un evento al porto turistico di Pescara, che avevamo anche portato ai nostri microfoni. Siamo al Libero, ci rimane il fico secco, questo è il titolo che gioca invece sul nome del presidente della Camera, Roberto Fico, a cui il presidente della Repubblica è pronto ad affidare l'incarico per la formazione di un nuovo governo. Il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, Di Maio cerca la sponda di Lotti e dunque del PD, leader grillino spera così di scongelare Renzi, oggi incarico a Fico. Vediamo anche Il Mattino, che bellezza, Mattino di Napoli ovviamente apre con la vittoria dei partenopei a Torino, l'impresa a Torino, Koulibaly incorna la Juve al 90esimo, colpo di testa vincente del difensore, vedete nella foto del difensore napoletano, Sarri stupendo vincere qui, ma siamo ancora indietro, un punto di differenza separa le due squadre, e siamo al quotidiano del Molise perché, come detto, si è votato ieri in Molise per le elezioni regionali, cala l'affluenza, vedete il titolo del quotidiano molisano, è partita a due fra Toma del centrodestra e Greco del Movimento 5 Stelle in vantaggio, almeno secondo i dati in nostro possesso. Il centrodestra in giornata ovviamente arriveranno i dati definitivi. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo a leggere insieme, a vedere insieme in pagine interne invece dei giornali abruzzesi, ripartiamo dal centro, l'Abruzzo e l'energia, dopo Sulmona, gasdotto, la battaglia si sposta al TAR, gli oppositori del progetto SNAM sperano nei ricorsi, Pezzopane come arma, abbiamo anche la legge sugli usi civici. La società intanto apre un sito dedicato al progetto con tutte le risposte ai dubbi dei cittadini, la società in questo caso la SNAM, e intanto elettrodotto stop carte bollate, respinto l'appello del comitato, c'è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato sul Villanova Gissi, sull'elettrodotto Villanova Gissi. Siamo al rapporto sulla salute, in Abruzzo si vive di più, record di longevità a Pescara, i dati di Osserva Salute, in Campania aumenta del 28% la mortalità per tumori, l'esponente del Ministero della Sanità Ricciardi dice serve subito un nuovo piano Marshall per il Meridione, ma la bella notizia è che si allunga la vita in Abruzzo e dunque nella nostra regione. Poi vediamo gli stili di vita, stabile il numero dei fumatori, ma in regione è allarme obesità. Siamo a Pescara per parlare dunque alle pagine delle province, dei lavori sulle riviere, si parte con la Riviera Nord, oggi chiude il primo tratto, cambiano per una settimana i sensi di marcia di via Solferino e via Cavour, sospesa anche la ZTL di via Regina Margherita, dunque mini rivoluzione del traffico in centro per i lavori sulla riviera, e nella zona sud, dunque dall'altra parte della città, si procede a senso unico. Proseguiamo, il ponte di aprile, tutti in spiaggia per la prima domenica d'estate, ieri molti in spiaggia per la prima tintarella grazie alle temperature più estive che primaverili. E poi siamo ad un'altra pagina che riguarda Pescara, Flor Viva nel 2019, anche gli espositori stranieri, migliaia i visitatori alla mostra del fiore organizzata dalla Camera di Commercio di Pescara Chieti. E poi ancora Pescara, ex monopolio, ad ottobre il parco dello sport, i lavori di riqualificazione cominceranno a giugno. E poi andiamo a vedere più in basso per quanto riguarda proprio il polo della cultura, ma anche altri progetti, se ne parlerà oggi in Consiglio Comunale. C'è il master plan proprio sul polo della cultura, questa mattina alle 10, Consiglio Comunale a
Pescara, ancora Pescara, mostre e convegni, 4 giorni con Pertini, da domani in occasione dei 40 anni dall'elezione, un omaggio al capo dello Stato più amato dagli italiani. Vedete nella foto la famosa partita a Briscola di ritorno dopo il trionfo nei campionati del mondo con Zoff, Causio, Berzot, l'ex CT della nazionale italiana, e proprio il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Poi vediamo altri titoli che riguardano Pescara e anche l'area metropolitana. In questo caso ci spostiamo a Francavilla al Mare, cittadini e artisti uniti per dare vita al progetto denominato Zona Franca. Ancora Pescara e Montesilvano, in questo caso siamo proprio a Montesilvano perché altri 6 fotored agli incroci, previste multe per 5 milioni, gli apparecchi saranno installati su via Vestina e via Cavallotti, costano 200.000 euro a coppia, la spesa già inserita in bilancio. E poi Montesilvano ancora, aprono anche via Piceni e via Salvo d'Acquisto. Siamo a Chieti per parlare della lotta ai furbetti, affitti delle case popolari, al via i controlli sui redditi. E questa mattina alle 10.30 al Tricalle ci sarà l'addio al cuoco Francesco Luciani, morto nello schianto di 2 notti fa a Chieti. L'ultimo saluto al cuoco pescarese morto in questo incidente. E in basso siamo a Lanciano, invece in questo caso ci spostiamo nell'area frentana, dove l'area del terminal bus torna al comune, opera incompiuta da 7 anni, la sistema, non ricorre al TAR contro la decadenza del contratto. Siamo ancora in provincia di Chieti, in questo caso a Basto, operato per 3 volte prima della morte, domani l'autopsia sull'ex consigliere Di Furci di 69 anni, deceduto dopo 40 giorni di agonia per un intervento alla prostata. Ancora Basto, migliorano la bambina di 4 anni e le 2 ragazze investite, incidenti nell'ultimo fine settimana a Basto. E poi a San Salvo, entra in un bar con il martello, paura alla festa di San Vitale. In basso siamo a Torino di Sangro, pesca abusiva di anguille, maxi multe a 2 bracconieri. Infine una notizia che arriva ancora da Basto, l'Ampi inaugura la mostra su guerra e resistenza. Siamo a ridosso tra l'altro del 25 aprile, la festa della liberazione, dunque ci sono tante iniziative anche a cura dell'Ampi in diverse città della nostra regione. A proposito di 25 aprile, ricordiamo, poi ne parleremo nei prossimi giorni, seguiremo anche con le nostre telecamere quello che accadrà proprio dopodomani, 25 aprile, nella nostra regione, perché ci sarà la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che sarà prima a Taranta Peligna e poi a Casoli per questa mattinata importante per ricordare e commemorare le vittime della Brigata Maiella. Siamo all'Aquila per parlare di una medaglia sparita, e dunque la cronaca, medaglia sparita, processo a Don Pinton in aula a luglio, si parla di un furto aggravato, citazione diretta della Procura dopo 3 richieste di archiviazione per l'imputazione coatta ordinata dal giudice. L'avvocato Visconti dice: ignorate le dichiarazioni dell'arcivescovo emerito Giuseppe Molinari, che avrebbe scagionato, ha detto l'avvocato Visconti, il mio assistito. Andiamo in basso, allarme per la scomparsa di un 55enne, siamo ancora all'Aquila, Ferdinando Ezzi, che viene cercato da un team interforze nella zona di Roio, sparì anche nel 2016. E poi la politica in basso, questa notizia che riguarda sempre l'Aquila, amministrazione comunale, ribaltone al comune, slitta l'udienza decisiva, il 23 maggio previsto il pronunciamento del TAR dopo il ricorso del centrosinistra sconfitto. Siamo ancora nella zona dell'Aquilano, in questo caso a Barrea, per parlare di questo dramma sulla strada regionale 83, moto contro il guardrail, muore a 40 anni, forse la tragedia causata dall'asfalto sconnesso. Si ribalta un'auto a Castel di Sangro, grave anche una giovane donna. E poi a Gagliano a Terno prende a martellate la centralina del gas, donna fermata dopo essersi barricata in casa, disposto il ricovero
in ospedale. Poi siamo ad Avezzano per parlare delle vicende dell'amministrazione marsicana. Ribelli Forza 4, nuove grane per De Angelis. L'ex forzista Ridolfi si allea con Aratari, Dominici e Pierleoni. Il gruppo vuole posti in giunta. Siamo a Teramo, il piano del comune, parliamo di traffico, strisce blu in centro, cambiano le tariffe nel bando per il riaffidamento dei parcheggi previsti, incrementi di prezzo per la sosta oraria e abbonamenti anche mensili. E poi Salvati Gregge, finito nel Vomano, e Puledrino caduto in un buco. Dunque queste due operazioni sicuramente meritorie dei vigili del fuoco nel Teramano. Siamo ancora in provincia di Teramo, in questo caso ci spostiamo a Roseto degli Abruzzi, si potrà tornare a fare il bagno nei tratti protetti del litorale, domani a Pescara un vertice tra Capitaneria e Sindaci, al Borsacchio, al Cerrano e al Biotopo torneranno i cartelli balneazione non sicura via i divieti che hanno creato polemiche nel 2017. E a Giulianova Torturo lascia a Bernetti il comando dell'ufficio marittimo. E poi Giulianova, Bagnini, nuovo orario dei controlli, saranno svolti dalle 9.30 alle 18.30. In basso ad Alba Adriatica, concorso per vigili urbani, vedete, con 130 candidati per 7 posti. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero oggi in edicola. Ripartiamo da Pescara, ripartiamo dai lavori sulle riviere della città, cantieri, scatta da oggi la mobilità alternativa sulla Riviera Nord. Il primo blocco riguarda il tratto da via Ragazzi del 99 a Rotonda Paolucci, stop alle ZTL sulle strade parallele. E poi oggi in procura siamo al giallo della scomparsa della morte di Alessandro Neri. In procura ci sarà lo zio del giovane morto lo scorso marzo, si chiude il focus sulle tensioni familiari. E poi la politica a Montesilvano, il sindaco Maragno caccia la musa, volano insulti. Tra l'altro questa notizia era stata un po' anticipata anche nel nostro servizio di 3 giorni fa, quando avevamo parlato proprio con il sindaco Maragno delle tensioni in giunta. Era un po' stata già anticipata la notizia della possibile esclusione della Musa dalla giunta, e questa esclusione è arrivata e, come vedete, c'è tensione all'interno della giunta di Montesilvano. Noi siamo all'Aquila invece per parlare di una cupola per il Duomo, coro di sì delle associazioni. E poi medaglietta sottratta, Don Pinton a giudizio. E poi sport e polemiche, l'Axi attacca l'operato di Piccinini, replica di Fratelli d'Italia, evidente frustrazione. Andiamo a vedere anche la pagina della Marsica e della Valle Peligna. Partiamo da Sulmona, no SNAM, il corteo rilancia la battaglia, i comitati cittadini non solo che da anni si battono contro l'opera, ora si sentono molto più protetti. E poi Barrea prende una buca e finisce fuori strada, muore Centauro, ne abbiamo parlato anche poco fa dalle pagine del centro. E poi Avezzano, ma anche i politici fumano in municipio. Ancora Avezzano, l'incendio dell'azienda scatta la caccia ai colpevoli. E poi Prato La Peligna, sul centro psichiatrico intervenga la regione. In comune ad Avezzano, ne abbiamo parlato anche poco fa, costituito il gruppo dei civici, ne fanno parte 4 consiglieri, Dominici, Aratari, Ridolfi e Pierleoni. Lasciamo la pagina di Avezzano Sulmona, ci spostiamo a Chieti, sempre dalle colonne del Messaggero. Per fare cassa il sindaco vende anche la farmacia comunale, i conti dell'ente sono al collasso e la struttura finirà presto all'asta. E poi Vasto, gestione dei rifiuti, settimana decisiva. In basso, Villa Santa Maria, bulli a scuola, oggi l'interrogatorio, il sindaco li accusa. Infine Ortona, strade malmesse, chiesto un consiglio comunale straordinario. Siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, parchi gioco per bambini non a norma e pericolosi. Alla Gammarana ci pensano direttamente i genitori a ripulire. E poi ci spostiamo in Val Vibrata, Tortoreto e Mantinsicuro non aumentano le zone blu, pedaggi sosta invariati rispetto al passato, preoccupazioni in zona Lido per gli intasamenti.
E poi Rocca Santa Maria, salvato un puledro finito nel tombino. Giulianova rischia di soffocare in chiesa mangiando una caramella soccorsa dai sanitari del 118. E poi in basso siamo a Giulianova, 400 ditte vogliono costruire la caserma. Intanto ho scelto un ex docente dell'Università di Modena per un parere definitivo sulla De Amicis. Lasciamo anche la pagina che riguarda Teramo e provincia, siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora, prima di fermarci per qualche attimo, possiamo iniziare a parlare brevemente di sport partendo dai tre quotidiani sportivi nazionali: Gazzetta dello Sport, Napoli -1 e qui la testa, si gioca con la parola festa, apoteosi azzurra allo Stadium, una brutta Juve battuta al 90° da un gol di Koulibaly. E poi vediamo altri titoli: Inter, Icardi, Perisic, braccano le romane, vittoria per 2-1 a Verona con il Chievo. E poi tensione Milan dopo la sconfitta interna con il Benevento, euro sorpasso dell'Atalanta, ora rossoneri sesti. E poi colpo Crotone a Udine, assedio ultra ai giocatori friulani, arriva Stramaccioni, punto di domanda, sembra arrivato al capolinea. Sembra arrivata alla fine l'avventura di Massimo Oddo sulla panchina friulana, ma ne sapremo di più oggi. Corriere dello Sport, Koulibaly boom, Napoli colpo scudetto, straordinario gol di testa, Juve battuta per 1-0 e poi volata Europa, Lazio-Inter botta e risposta. E poi domani c'è la Coppa dei Campioni, Roma andiamo a Kiev, lo dice il giovane talento turco Under. E siamo a tutto sport che parla con particolare interesse delle formazioni e torinesi. Ovviamente il titolo riguarda la Juventus, canta Napoli, piange la Juve. Questo il titolo di apertura a tutta pagina del quotidiano torinese. Noi torniamo allo sport di casa nostra, Mancuso risveglia il Pescara, vedete, torna al successo dopo 11 gare, la formazione biancazzurra soffre nel finale ma si tira fuori dalla zona retrocessione, vittoria fondamentale. Sabato prossimo il Pescara giocherà a Terni, un altro spareggio salvezza da non fallire. Siamo al GP di motociclismo, Marquez domina, Iannone sul podio, terzo posto per il pilota, per il Centauro Vastese della Suzuki, davvero un ottimo risultato per Andrea Iannone. E siamo proprio alla pagina, la prima pagina che riguarda il Pescara, finalmente una gioia per i biancazzurri, in vantaggio per 3-0, il Delfino soffre per i due gol dello Spezia che riaprono la gara, ma questa volta la squadra tiene e riassapora il gusto dei tre punti. Mancuso fa rivedere la salvezza al Pescara, vittoria fondamentale per i biancazzurri. Noi ci fermiamo qui per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6, parleremo in maniera dettagliata del Pescara, vedremo anche il servizio della partita dello Stadio Adriatico. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, avevamo aperto la pagina sportiva parlando del Pescara, della vittoria importantissima ieri con lo Spezia. Vediamo anche il Messaggero come commenta il 3-2 contro i Liguri. Pescara, ci pensa Mancuso, ci siamo resi conto del pericolo, ha detto al 91° il mattatore della giornata. E poi Pillon, per la salvezza sarà l'ottima lotta fino all'ultima giornata, ha detto il tecnico biancazzurro. Ieri sera poi allo stadio vertice societario Sebastiani Bankowski Mesa e intanto Oddo verso l'addio all'Udinese. Vediamo qualche altro titolo che riguarda altri sport e poi torneremo a parlare del Pescara andando a vedere il servizio. La pallanuoto in particolare, Pescara supera Civitavecchia, la salvezza è più vicina. Teramo obbligato a espugnare Fano dopo i risultati di ieri, per evitare il rischio play-out serve l'impresa in terra marchigiane. Poi la Serie D, San Nicolò 3 gol per vedere più da vicino la salvezza, sconfitto il team Peligno dei Nerostellati. E poi l'Atletica, campionato regionale giovani, Gran Sasso Teramo sugli scudi. Torniamo a parlare però del Pescara, vediamo questo specchietto che riguarda la zona medio-bassa, anzi bassa della classifica, perché sono
10 le squadre coinvolte nella lotta salvezza, si parte e si passa dai 44 punti della Salernitana, poi Cremonese 43, Pescara 42, Novara, Avellino, Virtus Entella 40, Cesena e Ascoli 39, Ternana 37, Provercelli 34. Prossimo turno Pescara di scena a Terni, vediamo anche le altre gare perché si giocherà Salernitana a Brescia, poi ci sarà Spezia Cremonese. Il Novara se la vedrà con l'Empoli, l'Avellino con il Carpi, la Virtus Entella sarà di scena a Bari, il Cesena giocherà col Frosinone, poi l'Ascoli affronterà il Perugia scottato proprio dalla sconfitta di ieri in casa nel derby proprio con la Ternana, poi come detto Ternana-Pescara e per la Provercelli che sembra quasi spacciata dopo la sconfitta di Chiavari ci sarà l'esame Parma. Ma per il Pescara quella di ieri è stata una giornata importante, Brugman la mente, Valzania il braccio, due fra i migliori biancazzurri ovviamente con lo scatenato Mancuso, l'unica nota stonata Capone che ha avuto un approccio negativo quando è entrato in campo, intanto Coda ammonito ieri, salterà la gara dei liberati per squalifica, grande vittoria, peccato per i 5 minuti di follia, vedete nella foto queste le parole di Pillon che esulta più dei suoi giocatori per la vittoria con lo Spezia, vedete nell'altro posticipo di ieri Perugia Ternana 2-3, colpo dei rossoverdi, rimonta ad applausi nel derby di Perugia, sarà una Ternana carica quella che affronterà e riceverà la visita del Pescara sabato alle 15 al Libero Liberati. Ma noi lasciamo lo spazio alle immagini, andiamo a vedere il servizio, Pescara batte Spezia 3-2. Tre punti di platino per sperare nella salvezza diretta, anche se la strada per blindare matematicamente la permanenza nel torneo cadetto è ancora lunga. Con lo Spezia vittoria doveva essere, vittoria è stata, al termine di una gara finalmente convincente, almeno per tre quarti di gara, e sofferta nel finale. Caldo quasi estivo all'Adriatico, dove ci sono 7.000 fedelissimi biancazzurri che hanno posticipato la prima tintarella per sostenere la squadra. Le fasi iniziali della gara, diretta da Gersini di Genova, vedono i biancazzurri in avanti al secondo con un tiro da fuori di Macin. Il Pescara spinge in maniera forsennata e a pochi minuti dal giallo per Coda, che sarà squalificato per la sfida di sabato prossimo a Terni, Pettinari viene cinturato in area spezzina da Gianni, fallo netto e rigore che Mancuso trasforma con freddezza ed in maniera esemplare, regalando al Pescara il vantaggio. La squadra di casa trae grande giovamento dal gol trovato in apertura e al sedicesimo ancora Mancuso indovina l'angolino alle spalle di Manfredini, trovando così la rete del 2-0 che fa esultare i 7.000 cuori biancazzurri presenti sugli spalti. Sulla conclusione dell'ex San Benedettese non appare però completamente immune da colpe l'estremo ospite Manfredini. Sul doppio vantaggio gli abruzzesi possono tirare il fiato, anche perché la squadra di Gallo non riesce a reagire come vorrebbe, con Fiorillo mai seriamente impegnato. Nel finale di tempo non accade nulla, con la prima frazione che si chiude sul risultato di Pescara 2 Spezia 0. Nella ripresa Pillon manda in campo Capone per Falco con Mancuso che va a destra. Nello Spezia Gallo inserisce i giovani Mulattieri e Augello per Bolzoni e Maggiore e la squadra ospite ne trarrà sicuro giovamento. In campo la musica è sempre la stessa, però con gli adriatici a fare la gara e a trovare il tris griffato ancora da Leonardo Mancuso, che se ne va in contropiede al nono andando a superare per la terza volta Manfredini. Esultano anche Pillone e il presidente Sebastiani con il 3-0 che fa tirare a tutti un grosso sospiro di sollievo, anche se lo Spezia reagisce. Al 19° c'è infatti la fiammata ospite con Mulattieri che in area abruzzese alza sopra la traversa. Passano 3 minuti, al 22° e l'ex Aquila De Francesco su punizione a battere Fiorillo per il 3-1. Lo Spezia spinge, al 24° ci prova Gianni di testa con la palla che termina di poco alta. Il Pescara va in bambola e al 28° in Mulattieri a riaprire la partita segnando la rete del 3-2. I biancazzurri accusano il colpo e rischiano, anche se al 32° in Macina ad avere una buona opportunità con il pallone che non colpisce però lo specchio della porta. Pillon manda in campo Baez e Fornasier per Mancuso e Coda, con gli ultimi minuti che sono di grande sofferenza con la parata al 44° di Fiorillo sul Pablo Granoce e poi l'assedio ospite con il Pescara che al 96° fallisce il 4-2 con Brugman, a cui Manfredini dice no. Poi la festa biancazzurra sotto la curva con Pillon a festeggiare una vittoria dal valore davvero inestimabile.
Avete visto proprio nel finale, nell'ultima immagine, l'esultanza dei tifosi della Curva Nord che hanno trascinato la squadra alla vittoria. Ne ha parlato proprio nel 91esimo anche Valzani, avvicinato dai nostri microfoni. È fantastico avere tutto lo stadio dalla nostra parte, anche contro i Bari i nostri tifosi erano stati decisivi. Questa vittoria vale doppio, in 7.000 fanno festa all'Adriatico. Falco in forze per Terni, qualche problema fisico per l'ex perugino. Noi siamo la Serie C per parlare del Teramo. Teramo salvezza appesa ad un filo, salvezza diretta in questo caso, è ancora terzultimo grazie alla differenza reti. Domenica trasferta a Fano, ora avanti di un punto. Gara decisiva quella dei biancorossi in terra marchigiana. Noi siamo alla Serie D, partiamo dal derby di giornata con la vittoria esterna al Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia dell'Aquila, del Pineto 3-1 per i ragazzi di Amauro, tonfo casalingo dei rossoblu apparsi sottotono. Possiamo andare a vedere dunque il servizio del derby con la vittoria della formazione adriatica. Dal 18 marzo al 22 aprile, un mese vissuto ad alta velocità e che oggi col blitz al Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia consegna al Pineto un quarto posto che è il coronamento di una rincorsa incredibile, folle per certi versi. Rosso-blu senza gli squalificati Ruce e Sieno, ma che recuperano Boldrini che si piazza nel 3-4-1-2 alle spalle di Padovani e Ibe. Dall'altra parte Amauro rinuncia ai due attaccanti e Tomassini l'unica punta. Rosso-blu che approcciano bene la gara con un paio di conclusioni che mettono i brividi alla retroguardia ospite. Nemmeno un minuto e mezzo e Boldrini strozza troppo il pallone senza trovare la porta, quella che c'entra Padovani al secondo senza dare particolari problemi a Giachetta. Il vantaggio di casa però è solo rimandato al minuto 7. Pupeschi da sinistra disegna un traversone perfetto, Ibe salta più in alto del suo marcatore e di testa gira sul secondo palo dove l'estremo difensore ospite non può proprio arrivare. Pareggio un lampo accecante di Ciarcelluti che parte e inventa, semina avversari e con un tocco stile futsal batte Farroni sul secondo palo, un gol fantastico per un giocatore in forma smagliante. Al 22esimo protesta l'Aquila per una rete annullata a Padovani che gira in bello stile alle spalle di Giachetta e il suggerimento di Esposito, ma quando secondo l'assistente Paggiola di Legnago è già al di là della linea dei difensori pinetesi. Ma ormai la partita è tornata sul filo di un equilibrio sottilissimo ed è proprio il Pineto a sfiorare il sorpasso al 35esimo grazie a Mariani che disegna qualcosa che è a metà tra un tiro e un cross, parabola che c'entra la traversa, mani nei capelli per il centrocampista. Ancora Mariani al 36esimo può battere verso la porta aquilana dopo la discesa del solito Ciarcelluti in campo aperto, destro centrale. La risposta di casa al minuto 38 dalla distanza di Paolo libera la conclusione al lato. Altre proteste rosso-blu pochi secondi prima dell'intervallo. Sul corner di Boldrini, Pomante tocca in maniera involontaria il pallone con un braccio per Crezzini, tutto regolare col duplice fischio che interrompe anche l'azione di Cafiero. L'Aquila parte forte nella ripresa e dopo 54 secondi manca l'impatto con la sfera dopo il servizio di Padovani che gli avrebbe permesso di sparare comodamente a rete. Padovani allora decide di provare lui al 57esimo, sinistro fuori bersaglio. Al 60esimo Mariani però si ritrova il pallone in area, prova il diagonale, Farroni è battuto ma è provvidenziale, Cafiero sulla linea. L'inerzia gira e va tutta a favore del Pineto, Amauro inserisce Di Rocco e Farias per Ciarcelluti e Mariani e il sorpasso pinetese arriva a metà ripresa. Marianeschi scarica una conclusione verso la porta di Farroni, Gagliardini respinge ma dalle parti di Tomassini che si avventa sulla sfera e firma la rete numero 9 del suo campionato. L'Aquila accusa il colpo, Battistini richiama Boucher per De Iulis ma gli spazi che la squadra di casa lascia sono enormi. Al 76esimo ancora Farroni a dire di no a Tomassini liberato da Marianeschi. Al 79esimo Ibe strappa applausi con la rovesciata ma null'altro, tiro fuori bersaglio, il triste del Pineto è solo rimandato di qualche istante con Pezzotti che raccoglie l'assist di Farias e regala un successo fondamentale per la rimonta del Pineto che ha davvero del clamoroso in poco più di un mese, dal punto più basso al punto più alto, quello del Gran Sasso d'Italia dove Castelfidardo a parte nessun altro aveva vinto. I playoff ora sono realtà aspettando gli ultimi 180 minuti che a questo punto potrebbero non essere più solo 180. Per l'Aquila gli applausi dei propri tifosi e altri due ostacoli, Iesina e Vastese, per continuare a cullare un sogno che avrebbe altrettanto del meraviglioso.
Questo è il servizio di Jacopo Forcella sulla vittoria del Pineto all'Aquila. Parliamo di un'altra formazione abruzzese, in questo caso il San Nicolò, che batte il Nero Stellati per 3-0, altri tre acuti per la missione salvezza. La vittoria in casa per i ragazzi del tecnico Montani, mancava da gennaio. Moretti all'ottavo centro stagionale. Proprio il tecnico della formazione teramana dice: pensiamo a noi, i conti li faremo alla fine. Andiamo a vedere dunque questo servizio con la vittoria del San Nicolò. Roberta Di Sante. Le motivazioni fanno la differenza nel derby salvezza tra il San Nicolò e il già retrocesso Nero Stellati, giocato sul neutro del Mariani Pavone di Pineto. Nel suo ultimo derby stagionale il San Nicolò archivia la pratica Nero Stellati con un netto 3-0 che non lascia spazio ad interpretazioni. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi un propositivo 4-3-3. I biancazzurri scendono in campo determinati e si fanno propositivi fin dai primissimi minuti, nemmeno 30 secondi dal fischio d'inizio dell'abruzzese Giorgio Di Cicco, che Liguori di sinistro all'altezza del primo palo spedisce di poco fuori. Sono le prove per la rete del vantaggio sannicolese, che si concretizza al quarto d'ora, quando lo stesso Liguori questa volta non sbaglia, insaccando alle spalle di Parente la rete dell'1-0. Galvanizzati dal vantaggio, i biancazzurri insistono e al ventesimo raddoppiano. Un ispirato Liguori svaria su tutto il fronte d'attacco per poi cedere la sfera a Bonta sulla sinistra. Il centrocampista rimette in mezzo nel tentativo di servire un meglio piazzato Moretti, ma uno sfortunato giallone entrato al tredicesimo per rilevare l'infortunato Bizindù nel tentativo di spazzare in sacca all'interno della propria porta, spiazzando il proprio portiere per il 2-0. Nella seconda parte della prima frazione il San Nicolò controlla, mentre i Nero Stellati accennano la reazione con Onwachi, che al 37esimo viene chiuso in extremis da De Santis. Lo stesso Onwachi ha una bella intuizione al 42esimo, con il traversone a tagliare la difesa per lo scatto di Conè, che lambisce il palo destro della porta di Cannella. In avvio di ripresa lo stesso Conè si accentra e tenta la conclusione, neutralizzata dall'estremo sannicolese. Poi sale in cattedra il San Nicolò, che confeziona almeno tre nitide palle gol in 7 minuti. Al quarto, ennesima discesa di Liguori, che imperversa sulla destra e serve sul palo opposto Giampaolo, che spedisce incredibilmente alle stelle. Al quinto, splendida la conclusione a volo di Cala, che si stampa all'incrocio. Poi sul prosegue dell'azione Bontà spedisce di poco oltre la traversa. Ora i teramani imperversano in lungo e in largo. Al sesto Moretti in velocità fa la barba al palo. La supremazia dei biancazzurri si concretizza al decimo. Parente ci mette del suo per complicarsi la vita, con Moretti che lo supera e può depositare il tris a porta vuota, firmando l'ottavo sigillo stagionale e mettere di fatto la partita in ghiaccio. Al quarto d'ora il portiere pratolano si riscatta, compiendo un mezzo miracolo sulla conclusione ravvicinata di Liguori ed evitando così un passivo più pesante. Ultimo sussulto, la conclusione a botta sicura di Bontà, murata da Puglielli. Il San Nicolò fa il suo e guarda alla classifica nel tentativo di ottenere la salvezza diretta, evitando la lotteria dei play-out. Per i Nero Stellati, acquisito il verdetto della retrocessione, non resta che continuare ad onorare questo campionato, cercando di evitare l'ultimo posto nel girone. Aveva giocato sabato e perso allo stadio di Selvapiana di Campobasso la Vastese che non sta attraversando un buon momento, e dall'inizio del girone di ritorno che le cose non stanno andando bene per la formazione aragonese, che però nelle ultime settimane aveva conquistato delle vittorie importanti. In Molise è arrivata però una sconfitta che mette a rischio il piazzamento playoff, e parla, vedete da questo titolo, il presidente della formazione biancorossa Franco Bolano, che dice: a mente fredda prenderemo delle decisioni. Andiamo a vedere ora un'altra pagina che riguarda la Serie D, vediamo anche il Messaggero come ha commentato intanto la sconfitta dell'Aquila in casa con il Pineto. L'Aquila cede al Pineto che scatta, e poi vedete anche l'articolo che riguarda la Vastese. Colavitto però ci crede, la Vastese lotterà ancora per i playoff. Andiamo avanti. Siamo all'Avezzano che conquista l'ennesima vittoria del
della stagione e soprattutto mette in cassaforte i playoff matematici che arrivano con due giornate di anticipo. Ieri allo stadio dei Marsi i biancoverdi hanno battuto il San Marino con il risultato di 2-0, le reti di Dos Santos e Deramo. Possiamo andare a vedere dunque il servizio. Partita di cartello allo stadio dei Marsi, Avezzano per la seconda volta in 7 giorni di fronte al proprio pubblico. Il San Marino di Filippo Medria a caccia di riscatto dopo l'ennesimo passo falso allo stadium. Non comincia però nel migliore dei modi. 2 minuti e l'Avezzano impone il dazio casalingo, Deramo sulla sinistra domestica e premia la sovrapposizione di Lombardo, mancino di precisione del terzino di Siracusa che come con la recanatese pennella per Dos Santos che la piazza a incrociare nell'angolino dove fall non può arrivare. 1-0, sono 20 le reti del brasiliano in questo campionato, comincia in salita la gara del San Marino. Ancora pericolosi biancoverdi al nono e Dos Santos cerca Persi al centrocampista, è perfetto nell'inserimento ma non riesce ad agganciare la sfera e l'azione sfuma. Reazione San Marino al 12esimo, calcio di punizione dai 30 metri in appello a calciare, palla alta di poco. Al 19esimo il primo cambio obbligato per Medri dopo uno scontro di gioco, si fa male Bugaro. Al suo posto il numero 20 Guidi. Fa paura il San Marino al minuto 21, Lombardi coi pugni ci mette una pezza. 24esimo triangolo tra Deramo e Cerone, l'esterno riceve a tu per tu col portiere, fall, anticipa Deramo. Dos Santos sulla ribattuta, di prima intenzione non calibra il tiro. Il raddoppio arriva alla mezz'ora, azione corale, Dos per Besana che vede l'inserimento di Deramo, taglio, raso terra, conclusione facile del classe 99 che fa 2-0 e torna al gol dopo 13 giornate. Il solito Cerone un minuto dopo ci prova dalla lunga distanza con fall fuori dai pali, si rifugia in corner il portiere biancazzurro. Fuma sul possesso palla avezzanese, il primo tempo doppio passivo all'intervallo, squadre a rifiatare per 15 minuti, sarà il San Marino a battezzare la ripresa. 8° minuto Guidi prova la botta a scavalcare Lombardi, sfera sul fondo. Innocua al 15° la conclusione dalla distanza, sempre di Guidi, Lombardi senza problemi. Decisamente più pericoloso Ceccarelli un minuto dopo, si libera bene in area avversaria e conclude con rasoterra, troppo centrale. Il portiere di casa è ben piazzato. Nappello al 24esimo si riprova in occasione di un calcio piazzato, si rifugia in corner la retroguardia di casa. Cambio al 25esimo, fuori Federico Cerone, dentro Lorenzo Di Curzio. Il neo entrato prova subito a scaldare il destro, impresa diretta fall. Un minuto più tardi è Dos Santos ad andare vicino al 3-0, ancora fall a dire di no. Sostituzioni anche per il San Marino, Medri rivoluziona l'11, fuori Longobardi, Conti, Tamagnini e Guidi. In campo Bardeggia, Evaristi, Moretti e Rasa. Al minuto 32 esce Michael Deramo, al suo posto Marco Acatullo. Al 37esimo su rasoterra al veleno di Nappello si rifugia in corner Lombardi. Spazio a Bisegna nel finale, standing ovation per Matheus Dos Santos. Si giocheranno 4 minuti di recupero, c'è spazio anche per Michele Priorelli, fuori Saverio Pellecchia. Prestazione atletica da centometrista di Di Curzio nel recupero che lascia dietro di sé gli avversari e trafigge fall. Il direttore di gara però dice che la posizione di partenza era irregolare e allora il triplice fischio sarà 2-0 Avezzano. Altra partita senza incassare gol, altra partita strappata all'avversaria, altri 3 punti e altro risultato positivo ad allungare la striscia record. Sono 15 le gare utili consecutive della banda di Giampaolo. Terzo posto in cassaforte ed ora l'ultima trasferta, quella di Pineto. Poi solo i 90 minuti col Matelica. Sicuramente la più bella realtà del campionato l'Avezzano guidato da Federico Giampaolo. Non è andata bene al Francavilla, addio ai sogni di gloria e ai playoff al Valeanzuca, passa la Vis Pesaro che grazie alla contemporanea sconfitta del Matelica si porta in testa alla classifica e ipoteca il salto diretto in Serie C. Per Baregas e compagni sfuma la speranza degli spareggi, la Vis come detto scavalca il Matelica, si prende la vetta 2-0 per i biancorossi marchigiani ieri nell'impianto del Valeanzuca dove c'erano tanti tifosi giunti dalle Marche. Andiamo a vedere cosa è accaduto nel servizio di Ania Cantagalli. Si complica notevolmente la rincorsa playoff del Francavilla per mano della nuova capolista del girone. La Vis Pesaro, infatti, battendo 2-0 i giallorossi, si prende il primo posto in classifica, complice il KO del Matelica in casa della Recanatese.
Iervese conferma Paravati in avanti in coppia con Banegas perché Alexice e Fofanà non sono al meglio anche se in panchina. Dall'altra parte D'Amore schiera il consueto 4-3-1-2 con Buonocunto alle spalle di Olcese e Baldazzi. È una Vis Pesaro che si fa decisamente preferire nel primo tempo, a prescindere dal gol che proprio Olcese metterà a segno prima di rientrare negli spogliatoi. Sembroni e Fargione non si intendono al meglio al quinto, con l'estremo difensore di casa costretto a rincorrere il pallone per evitare il peggio. Prima del quarto d'ora Carta si inventa un tiro dalla distanza con la traversa che salva praticamente Fargione. Qualche minuto dopo invece l'estremo giallorosso si fa trovare pronto su un diagonale di Buonocunto rifugiandosi in angolo. Il Francavilla fa estrema fatica ad impostare la manovra e così la Vis colpisce al 42esimo. Baldazzi serve un assist col contagiri per Olcese che stoppa il pallone e trafigge Fargione. Nel recupero il Francavilla rischia anche di subire il raddoppio e Buonocunto ad imbeccare questa volta Olcese con successivo miracolo di Fargione. Qualche istante dopo invece Baldazzi prova una conclusione in aria che si spegne di poco sul fondo. Iervese deve rinunciare a Romeo per infortunio a inizio ripresa e Molenda a fare il suo ingresso in campo e Fiore a scendere sulla linea difensiva. Il Francavilla riparte con un buon piglio e con Sembroni che pesca in aria Banegas, ma il suo colpo di testa è troppo centrale per impensierire Marfella. Con il passare dei minuti però i giallorossi evidenziano gli stessi problemi nella gestione del pallone messi in mostra nella prima frazione e così la Vis colpisce ancora. Da un cross della sinistra di Boccioletti, Di Cecco non riesce ad allontanare la sfera dall'area piccola con Olcese pronto a raccogliere e a firmare la doppietta. Qualche istante dopo la formazione di D'Amore sfiora anche il tris con Carta. Il Francavilla prova a riaprire la sfida però senza particolare convinzione con Palumbo che da calcio di punizione centrale non trova di poco la porta. Finisce così praticamente senza ulteriori emozioni con i tifosi della Vis presenti al Vallanzuco in festa per il primo posto e il Francavilla a salutare salvo colpi di scena il sogno playoff. Francavilla saluta i playoff, vediamo dal Messaggero come si commenta la vittoria dell'Avezzano. Avezzano missione compiuta, abbiamo visto poco fa il servizio, terzo posto con grande merito per i biancoverdi e poi anche le dichiarazioni del patron Paris che dice voglio affrontare l'Aquila in finale. E poi andiamo in basso, abbiamo appena visto il servizio di Ania Cantagalli sulla sconfitta del Francavilla. Francavilla si arrende alla legge del più forte, passa la Vis Pesaro. Torniamo al centro, chiudiamo il capitolo riguardante la Serie D, siamo al campionato regionale di eccellenza, Real Giulianova Cannibale, Giuliesi promossi in Serie D con due giornate di anticipo, ieri la formazione di Piccioni è passata sul campo della Torrese a Castelnuovo Vomano per 2-0. Vediamo vittoria ininfluente comunque ai fini della classifica perché il Real Giulianova era già stato promosso come detto in Serie D dopo la vittoria per 3-0 con il Montorio. Le altre gare Spoltore Penne 3-0, River 65 Chieti, Capistrello 2-1, Angolana Amiternina 0-2. Vediamo anche gli altri risultati, il Paterno stende il Chieti per 2-0 e questa sconfitta del Chieti fa sì che ormai diventino realtà i playoff che si disputeranno regolarmente. Ieri tifosi del Chieti che hanno tra l'altro avuto un faccia a faccia con il tecnico Neroverde. E poi San Salvo Cupello 2-1, San Buceto Martinsicuro 2-1, Montorio Martinsicuro, qui c'è però un errore nei tabellini, e Alba Adriatica Miglianico 1-2. Vediamo anche la promozione, partiamo dal girone A. Virtus Teramo Alba Montaurei 5-1, ma per i teramani la vittoria non vale ancora la promozione. Poi Fontanelle di Atri Pontevomano 0-1. Luco, Morro d'Oro 2-1, Celano Marsica Tossicia 1-2, Mociano San Gregorio 1-0, Mutignano Piano della Lente 2-1, Notaresco Pucetta 0-0, giocata sabato, Nuova Sant'Egidiese Cologna 5-2, Rosetana batte Santomero Palmense 3-0. Vediamo anche il girone B con la vittoria del Delfino Pescara che passa per 1-0 a Sulmona, basta un punto per far festa alla Delfino Flacco Porto Pescara e dunque coronare lo storico sogno della promozione in eccellenza. E poi Casal Bordino Villa 2015 2-1, Real Tre Ciminiere Val di Sangro 0-1, Piazzano Castiglione Valfino 2-0, Fossa Cesia Passo Cordone 0-0, Fater Raiano 0-0, Ortona Procelano 5-2, Casolana Virtus Pratola 3-0, Bucchianico
Palombaro 11-2, risultato davvero di proporzioni incredibili in questa sfida giocata a Bucchianico. Andiamo a vedere, lasciamo il calcio, andiamo a vedere anche gli altri sport con il rugby, sempre dalle pagine del centro, l'Aquila rosa più ampia per soffrire di meno, pur promozione sabato finale di stagione, speranza guarda già al futuro, Serie B, il Paganica sale al sesto posto, pesante sconfitta dell'Avezzano, e sempre nella Serie A Gran Sasso che perde in casa con la Primavera Roma per 32-17, è il decimo KO di fila per gli aquilani. Il volley Altino, una sconfitta che costa cara, volley di Serie B femminile, le Frentane scavalcate dall'Aprilia, in B2 vincono Orsogna e Coged. Pallavolo di Serie C, festa promozione per l'Agnone, la Virtus Paglieta si arrende. Siamo al basket di Serie A2, Roseto con la testa ai playout perde per 91-76 con Verona, e poi in Serie C Silver il Silvi in semifinale dopo la rissa, la gara 3 con il Teramo a spicchi termina con tanti espulsi, con una rissa finale da come leggiamo in questo articolo. Poi nell'altra gara Nova Campli Pescara Basket 64-44, vittoria invece per Silvi per 93-73. In Serie D Chieti strapazza la Robur Pescara. Andiamo a vedere invece la Serie B di pallacanestro con la festa Campli, il Teramo è fuori, Campli che passa per 85-74 in casa del Teramo, Ortona già retrocessa chiude male a Recanati perdendo 81-62, per il Giulianova arriva la salvezza dopo la vittoria per 80-67 sul Val di Ceppo, e per l'Amatori c'è la vittoria per 73-63 a Civitanova Marche con il quarto posto che è matematico importante in vista dei playoff. Siamo all'ultima pagina di sport del centro, ciclismo, Paiorisi vince per distacco la Gran Fondo Parmeggiani di Popolo, e poi il podismo a Montesilvano, Adugna si aggiudica il trofeo Squillamantis, secondo Alberico Di Cecco. In basso altre due notizie, una che riguarda l'Atletica Juniores, Puca e Barucci si mettono in luce al meeting nazionale di Ascoli, e poi esordienti maglie a piano e Colanero, questo è il ciclismo, si sono laureati campioni regionali di categoria alla Colli Teatini, giovani di Tollo. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata.